noi invece proseguiamo con una tendenza molto importante, cioè quella del rilassamento, quello del cercare dentro se stessi delle risorse per essere calmi e in pace con ciò che ci circonda. Se non ci riuscite, potete beneficiare di alcuni centri che fanno questo proprio di mestiere. Le spa cercano di rilassarvi. E se non sapete in quale spa andare, noi abbiamo inviato un maestro della cinematografia, ma anche un grande maestro di tecniche di training autogeno, antistress e di rilassamento, Alessandro Haber, per recensirci le migliori spa nel mondo. Dovrebbe essere già collegato. Sentiamo. Pronto, Alessandro? Pronto? Ciao. Ciao, maestro. Allora, come state voi? Noi benissimo. Anch'io sto meravigliosamente. È una roba meravigliosa, rilassante. Sei rilassato, Alessandro? Ah, sì, una cosa, ho fatto, appena fatto il bagno di gong. Il bagno di gong? Com'è? È una roba che... Ma l'hai fatto già? Sì, ho appena finito. È rilassante? Sento tutto il beneficio. Non ho capito, scusa, Alessandro. Sento tutto il beneficio ancora addosso. Ah, ecco, che non ci posso credere. Senti il beneficio, ecco, sì. Quindi questa cosa ti ha rilassato. Sì, sono ecco. Qui nella spa di Negombo. Negombo, sì, a Ischia, sono stato anch'io. Sì. Sì. Hai visto? Sì. È una cosa incredibile, no? Io ero lì, sono arrivato, grazie a Boletto, che poi stressi, poi veniva a vomitare. Quando sono arrivato, tutto agitato, ho detto, adesso vedrai che mi rovinerò tutta la serata, ma fa c***o. Invece è andata bene. Ho fatto questo bagno di gong. Quindi il bagno di, tu consigli per rilassarsi il bagno di gong? Consiglio, straconsiglio, perché è una roba. Io pensavo. Ma tu l'hai appena fatto? Appena in questo istante, appena finito. Ti sento che stai. Sì. Guarda, fatto posso effetto. Garantire una cosa? Una fatto calma. Effetto. Sì. Perché ti posso dire? Raccontamelo, come funziona il trattamento? Allora, guarda, c'è questa roba, il bagno di gong. Quando mi hanno detto bagno di gong, già mi iniziava a girare il coglione, perché pensavo, questa roba qui, gong, e mi gireranno le palle, già lo so. Invece, tranquillo, mi sono messo lì, è cominciato questa cosa bellissima, perché si parla di bagno, perché il suono riempie tutto lo spazio disponibile, quindi... ti senti come immerso in un oceano vibrazionale, capito? Vabbè, cacato, sì, ma non c'è bisogno. Tranquillo. Tu ti stendi per terra su questo tappetino. Arriva questo signore, questa massaggiatrice, la cicciona che si è messa sopra, è cominciata la pressione e mi schiacciava tutto con le mani, con le ginocchia, con i piedi. Vaffanculo. Va bene, ma era positivo? Bellissimo. Bellissimo. Ecco, no, perché non sembra delle volte, era bellissimo. Come non sei entusiasta? Sei entusiasta, ok. Bellissimo, lo consiglio a tutti. Quindi fatelo. Ma come? Fatelo tutti. Spendiamo i soldi per i cagazzi, per il cibo, per le stronzate. Sì, va bene. Pagare le bollette, la luce, queste stronzate qua. Ma basta, spendete i soldi per questa roba. La luce è importante, se non paghi la luce. Prendi la luce, ti rilassa il buio. Va bene, ok. Mi fa piacere che insomma che ti abbia fatto molto effetto, e a questo punto lo consigliamo ai nostri ascoltatori. Straconsiglio, chi non lo fa è un pezzo di merda. Vabbè, sono esagerato, Alessandro, dai. Ciao, arrivederci. Ciao.